Ciao a tutti, allora sono tornato qua per un piccolo altro consiglio. Tra l'altro spero che il video per fare soldi sia servito. Mi rivolgo a Sostegni Un Plus nel caso non hai letto la risposta, perché appunto avendo il problema col mio account posso solo commentare usando un altro, un altro account che è quello di Pacorama73. E vabbè, questa è un'assurdità con Google che non riesco a mettere a posto, ma va bene. L'importante è che riesco a caricare i video almeno dalla mia Play. E niente, per quanto appunto la domanda che mi poneva Sostegni Un Plus, l'oggetto, certo, alla fine ogni volta che tu, e adesso ti faccio vedere, ogni volta che tu acquisti svuoti praticamente l'apparecchio, adesso ti faccio vedere, triangolo e option, si entra. Ok, la schermata è bella liscia e pulita sotto, vediamo un po' se io ce l'ho qua quell'oggetto. Vedi che ce l'ho, allora adesso ti faccio vedere. Vendo, no? Glielo vendo all'infinito. Con quelli da 300 è meglio, perché almeno, perché dopo dovete ricomprarlo, no? E se avete uno da 700, capite che ne fate solo 13.000 e 12.000 qualcosa. Ora, quando rientro, prima di far passare le 24 ore, io rientro, no? E guardate qua, l'oggetto io non, ovviamente non ce l'ho più. Guardate un po', vado questo qua che praticamente mi mostra tutto quello che ho e non, vedete che non c'è. Vado ad agio per farvi vedere, non c'è. Quindi ogni volta voi dovete riacquistarlo e ovviamente costa 10 volte tanto. Lo riacquistate 3.200, per quello che dico che a ogni giro guadagnate 16.800, perché lui a 200 non ha più soldi per comprarne un altro, questo qua vale 300. Lo ricomprate, uscite e a questo punto fate passare le 24 ore. Ecco, questo. Ma non solo per Sostegni Un Plus, ma per chiunque si è posto il dilemma di ricomprare, cioè che l'oggetto in pratica gli spariva. Vedete che ora l'oggetto c'è, la schermata certo va bene, e vai. E si riparte. Vedete, sono su a 636.000 e ieri, dopo il video sono andato avanti qualche minutino, poi ho smesso. Questo dovrebbe bastare. Rientro prima di far passare le 24 ore, vedete 200, ne rimangono, uno lo compro e via, avanti così. E dopo fate passare 24 ore se volete. In questo caso io adesso per sicurezza salvo la partita. Vedete che praticamente ho giocato per adesso vi faccio vedere come migliorare le prestazioni grafiche del gioco. Ho giocato per 16 ore e 46. Bene, allora. Non c'è molto che si possa fare, non siamo su PC, però io devo dire che a parte un crash e qualche piccolo lag non invalidante durante il gioco, io non ho altri problemi, non ne ho avuti. Guardate qua, si sta bene. Adesso ovviamente qua c'è poca gente perché ragazzi, purtroppo più piaceranno questo gioco qua e meno ci sarà definizione negli oggetti e tutto. L'unica cosa che potete fare è questa. Andate scusate, nelle impostazioni. Prima di tutto, chi ha uno Smart TV, io ad esempio ho un 4K, uno Smart TV 4K, con tutte le varie menate, e ovviamente qua c'è un menu che voi non vedete, che però se io apro questo menu ho la possibilità di accedere, qua sicuramente non lo vedrete, ad accedere alla possibilità di video avanzato dove c'è modalità gioco e modalità PC. Il problema è che modalità PC, modalità gioco, secondo i miei gusti, in lontananza lasciano troppo sfocato, quindi io non li attivo. Questo è un gusto personale. Passiamo invece a quello che potete fare
In realtà, allora, generalmente questi qua sono tutti accesi. Torniamo al gioco. Ecco. Quando sono tutti accesi, certo, è tutto più figo, però avete molte più probabilità che il gioco cominci a crashare. Cominci, vedete che qua, perché il problema è che, come dicono giustamente Redez e Sinergo, hanno voluto far vedere il cazzo grosso pure sulla PS4 standard. Problema che la PS4 standard ha una capacità di calcolo limitata, cioè oltre a quello non arriva, no? E tanto gli ciulliamo la macchina. Dicevano che era difficile ciullare le macchine, ma non è poi così complicato. E quindi cosa fare? L'unica cosa che potete fare è questa. Ed è quella che avete visto quando ho aperto io il menu nelle impostazioni. Andate qua e disattivate. Io lascio solo una cosa. Disattivo tutto tranne il riflesso lente. Ora, vedete che comunque andiamo un po' a cercare il bagnato, sperando che là non mi rompa la scatola il polino. Beh, qua è bagnato, vedete? Non fa comunque schifo l'effetto, però l'effetto lente a me piace, questo piccolo arcobalenino, soprattutto quando c'è pioggia. La grafica rimane ad ottimi livelli e anche qui, insomma, Redez e Sinergo sono due che comunque, al di là di certi concetti che magari si possono non condividere, ma oggettivamente quando loro dicono che la grafica, la bellezza grafica è quasi pari a quella di una PS4 Pro, addirittura di una PS5. Questo è vero. E poi, francamente, adesso è giocabile, è giocabilissimo. Non facciamo troppo i lamentosi, perché se voi pretendete su una PS4 standard di avere quello che avete visto nei trailer, che erano trailer fatti con grafica da PC e poi PC stracazzuti, cioè, allora voi state aspettando un miracolo. Patchato così. Non crea problemi. Io ho fatto non troppe missioni perché sto aspettando le patch di gennaio e febbraio per giocare, però francamente non riesco a trattenermi e vado avanti. Più che altro io cazzeggio, però già così, francamente, io non, a parte un crash e qualche piccola laggatina, io non ho problemi. Gioco, non ricordo un problema che mi abbia invalidato il gioco o che mi abbia fatto passare l'immedesimazione o dire oh che palle smetto, anzi no, ho la bava alla bocca di poter continuare. È che attualmente non ho soldi da investire per una PlayStation 5. Il gaming su PC non mi ha mai attratto e quindi niente, se volete giocarvelo su PS4 adesso è giocabilissimo. Se riuscite a trattenere la voglia più di me, aspettate le due patch di gennaio e febbraio, ma già così è bello, è bello. Guardate, io ho quasi azzerato l'accelerazione che arriva dopo un po' perché mi dà fastidio e non ragazzi, io sto cercando di fare di tutto per farlo impazzire, ma non lagga neanche a morire. E non è che sto facendo il video per la quarta o quinta volta e quindi uno può pensare ah, ma stai facendo il furbo, chissà quante volte hai avuto problemi. No, qua non posso fregargli la macchina, chissà quanti problemi hai avuto. E no, guardate, sto cercando veramente di farlo impazzire. Non ci si riesce questa a ciularla, no, non ho abbastanza. Quella manina rossa lì cosa significa? Questo sì, certo. Ah, ok, la forza per. Adesso proviamo a farlo impazzire. Però vedete la grafica disattivando. E cosa succede? Che avete meno problemi di lag o di pop-up, pop-in e tutte le balle varie. Poi vedete qua ad esempio adesso ha sclerato un attimo. Ecco, questo, ok. Questo effettivamente è stata una cosa un po' assurda, ma francamente mi dite che una cosa del genere come quella appena avvenuta è invalidante per il gioco? No, dai, non scherziamo. Oh, io non so cosa fare per. Ecco, qua c'è stato un piccolo lag, ma anche è vero che sta salvando, eh? Salvataggio in corso, quindi proviamo a rifare un'altra. Vedete, e va via liscio.
Non so cosa fare di altro, proviamo a saltare fuori al volo, niente, si ferma, pensavo che di rotolare fuori. Non c'è niente che io possa fare per farlo laggare. Ah, come ho già chiesto, ma forse in un video che poi non è mai uscito, io ho scaricato in maniera digitale, voi magari avete la copia fisica, non vorrei che magari chi ha la copia fisica si ritrova maggiori problemi. Forse perché quella lettura, non lo so, magari dico una minchiata enorme, è probabile che abbia detto uno sfondone, è per questo che vi chiedo di dirmi se tra di voi c'è qualcuno che ha avuto tantissimi problemi, anche con le patch 105 e 106, di dirmi se l'ha comprato con la copia fisica oppure se l'ha scaricato digitalmente. Più di questo io non so cosa dirvi. Se avete domande da pormi, fatelo pure. Ricordate che io rispondendo con Pacorama73, ovviamente non so, io metto la chiocciola davanti al vostro nickname, ma non so se voi ricevete la notifica. Quindi quando ponete una domanda, tornate dopo un giorno o due a controllare. Io i video controllo i commenti se vedo che supero perlomeno la ventina di visualizzazioni, perché altrimenti quando vedo 12 visualizzazioni, di cui 4 sono le mie per controllare la qualità del video, se ci sono commenti, capite che. Quindi tornate a controllare a vedere se vi ho risposto. Con questo è tutto. Alla prossima, statemi bene. Ciao ragazzi.